La felicità di questo dato, perché le impressioni empiriche personali sono l'esatto contrario, cioè che io il 12 constatavo proprio a morte l'Islam e poi due settimane dopo forse sì. Ragioniamo. Questo quello che dice lui, io l'ho visto da Vespa, in un porta a porta c'era il sondaggio paragonando col sondaggio di... Quelli sono poi sulle stessi campioni, per cui quelli sono quelli comparati sono i più importanti. La cosa interessante è che c'era questo dei tedeschi, 57% contrario al sostegno militare degli americani, però dice se lo vogliono fare se lo facessero da soli, se lo possono fare. Il 35% erano contrari a qualsiasi ritorsione, il 35% dei tedeschi. E c'è di più, in un sondaggio fatto da Time e CNN, due giorni dopo l'11 settembre, il 46% degli americani si era detto contrario, la domanda era a un bombardamento di massa che avrebbe potuto uccidere civili, cioè non un bombardamento contro civili, a un bombardamento di massa, quello che sta succedendo, che avrebbe potuto uccidere civili. Ecco, questo è un esempio interessante, ce ne sono altri nella storia, insomma, ovviamente ogni guerra lo riporta. Ma questi sondaggi vengono fatti regolarmente? In qualche caso sì, quello italiano ad esempio l'ha ricordato. No, questi l'hanno... Guarda caso l'hanno fatto proprio prima del bombardamento. No, dopo. No, subito dopo. Prima dell'attentato, no, dopo l'attentato. No, due settimane dopo e prima del bombardamento. Adesso se ne fa... Prima dei bombardamenti sono stati fatti molti sondaggi, no? Sì. Questo anche però via via, già, diciamo, dopo due settimane già l'opinione pubblica era consolidata da quell'altra parte. Comunque, detto questo, al di là di questi aspetti che sono interessanti perché rompono un po' l'idea che tutti gli americani siano per forza siano stati da subito favorevoli e quant'altro, ad esempio, comunque è indubbio che ci sono fenomeni di solidarietà con gli Stati Uniti, di ripresa anche, diciamo, di simpatia culturale, per così dire, insomma, nei loro confronti. E ci sono anche gli episodi che sono paralleli a quelli di sciacallaggio economico, di sciacallaggio politico. Una cosa classica che attraversa tutti questi paesi è l'accostamento no global terroristi islamici. È trasversale. Io ho provato ad andare a vedere Le Figaro il 13 settembre, dice: scegliendo di attaccare un simbolo come questo, il World Trade Center, i terroristi si associano al discorso degli anti-global, i cui slogan sono ormai onnipresenti, cioè come di l'idea gliel'ha andata loro. Poi l'ha detto anche il nostro Berlusconi. Sì, il nostro Berlusconi è stato anticipato, qui c'è un piccolo scoop, è stato anticipato dal sito internet di Forza Italia, che il 17 settembre scriveva la seguente cosa delicata: le stragi dell'11 settembre sono il risultato del sinistrismo imposto all'Occidente. Ma che fare con le assicurazioni? Oltre agli stati canaglia ci sono i partiti canaglia. Su questo siamo d'accordo, tra parentesi. Puniamo anche loro, cominciando qui in Italia. Molto delicato, come sai. Berlusconi, poi lo sapete tutti, il 26 settembre è riuscito a sparare delle cazzate assolutamente fenomenali. E quella che è rimasta più impressa, soprattutto voglio augurarmi a diversi islamisti, insomma, che poi sappiano prendere le loro... è quella sulla superiorità della civiltà occidentale, di cui lui ovviamente non sa niente, però non è questo il punto. Abbiamo le mamme che soffrono i ricassi di culla. Le dichiarazioni di Berlino però contenevano un'altra cosa, contenevano l'affermazione della singolare coincidenza di questa azione con il movimento antiglobalizzazione che si è manifestato a circa un anno a questa parte, per cui anche lì ha messo... Dopodiché ci sono delle cose, c'è un autore culto della propaganda di guerra, che è Pane Bianco, sul Corriere. Sì, sì. Quando siete di cattivo umore vi consiglio di comprare il Corriere. E poi si dovrebbe chiamare Pane Nero, coerentemente. Sì, sì, che è assolutamente fantastico, cioè fa delle cose sul relativismo culturale, sull'amnesia culturale dell'Occidente, bellissime. Nei giorni di Genova, teppisti a parte, tante brave e miti persone erano là riunite a manifestare contro il G8, parlando di quella riunione dei capi di governo di alcuni dei paesi più liberi e più civili del mondo, più o meno negli stessi termini in cui ne parla Bin Laden. Ah, sì. Questo è lui.
Dopodiché abbiamo dei veri dei filosofi liberali come Marcello Pera, che sul Foglio scrive la seguente cosa: le culture e le civiltà non sono equipollenti, e soprattutto se metti sullo stesso piano le civiltà, o addirittura, orrore, ti interroghi sulla bontà della nostra, non sei più equipaggiato per difenderti. La cosa divertente è che questo signore a Pisa insegnava che Popper era antitotalitario, perché c'era il dubbio contro le certezze marxiste, no, tutte queste cose qua, insomma. Che poi era quello stesso che diceva il rispetto delle regole, infatti si è visto sulle rogatorie, no? Comunque, ecco, diciamo, non mancano altri casi ancora più gravi, cioè demonizzazione degli immigrati in quanto tali. Vi ricordate, penso tutti, il volantino vergognoso della Lega con la foto di Bin Laden e sotto la scritta clandestini uguale terroristi islamici. Questo è circolato a Venezia il 16 settembre durante il sesto raduno, adunata, diciamo, della Lega. Poi ha cercato di prendere, e poi ci sono delle cose assolutamente, poi abbiamo delle cose fantastiche, no, a parte quella, ma questa qui proprio, insomma. E poi ci sono delle cose molto belle, perché sono divertenti, perché non si riesce a vedere il nesso tra la causa e l'effetto. Ad esempio Pippo Baudo, dalla trasmissione, c'ha questo fantastico programma 900 giorno per giorno, che tutti noi seguiamo sempre, insomma. E ha tagliato, l'ha dichiarato lui questo, dopo l'attentato, ha tagliato un'intervista a Valpreda, le immagini sulla strage, per non turbare gli spettatori, sulla strage alla Banca dell'Agricoltura, e un'intera puntata dedicata alla tragedia del Vajont. Dopodiché ci sono delle cose politicamente più serie. Come al solito Berlusconi, che è un grandissimo gaffeur, però appunto lo è in quanto ogni tanto dice anche quello che pensa. A un certo momento c'è stato un colpo di scena, no? Voi sapete, cioè, vi ricordate la Manfrina, la Famo, no? Cioè, la facciamo sulla Luna, andiamo su Andromeda, eccetera. Alla fine, il 10 ottobre, colpo di scena, le agenzie battono una grande notizia. Si fa a Roma. E uno dice, ma francamente non. E lui dice, è la FAO che decide, insomma, per noi va bene. Crediamo che le preoccupazioni di sicurezza che avevamo prima dell'11 settembre ora non ci siano più. Il che significa due cose. Se la logica, non, vabbè, insomma, valutare sulla base della logica è difficile. Che vuole far dei ricchi ha bisogno dello Stato di polizia. No, che le proteste dei No Global preoccupano di più gli eventuali attentati terroristici islamici, perché se prima c'erano preoccupazioni e non ci sono più, e che non c'è più motivo di spostare da un'altra parte l'assemblea della FAO, perché potremo tranquillamente vietare le manifestazioni o confidare nel fatto che nessuno oserà manifestare. È questa è la cosa, visto che c'è sempre qualcuno più rozzo anche tra di loro, l'uomo che Biagi definì un refuso, cioè storace. Questa è l'idea battuta bella di Biagi. Questa è Biagi, nobilita Biagi, ha tradotto questa affermazione dicendo: a me pare evidente che tra i motivi che hanno determinato, perché tutti si chiedevano che cazzo sta facendo questa, facciamo a Roma. Mi pare evidente che tra i motivi che hanno determinato la decisione del ritorno a Roma della conferenza della FAO ci sia l'assoluta certezza che non ci sarà qualche bello spirito che si rimette a fare manifestazioni in questa congiuntura testuale. Dopodiché ci sono le cose serie, ora abbiamo detto quelle divertenti. Restringimento delle libertà e attacco al dissenso. La cosa è stata utilizzata per aumentare la repressione poliziesca. C'è un protocollo europeo che invita tutti gli stati nazionali ad adeguarsi. Contro i tifosi, però. Anche contro contro i tifosi, perché assimila. È interessante, perché fa una cosa gravissima. Assimila un atto terroristico. All'atto terroristico l'occupazione di edifici pubblici, per cui se uno occupa una scuola teoricamente si possono applicare le stesse norme, che non è stato ancora recepito dal nostro ordinamento, ma confidiamo che presto lo sarà. Controllo sulla posta elettronica negli Stati Uniti, dopo anni di tentativi in questo senso che non erano mai andati a buon fine. Intercettazioni più facili in Italia, questa è la proposta governativa attuale, intendo dire ancora più facili. Regole più restrittive sul fermo di polizia. Negli Stati Uniti ormai puoi restare in galera indefinitamente senza che ti dicano, indefinitamente no, ma due settimane serenamente.